penso che la moda, un po' come la musica, ti dia la possibilità, soprattutto diciamo nei capi, oltre a poterti esprimere, ti dia la possibilità di poter ricordare dei momenti della tua vita. Quindi io devo dire che ogni volta che entro in questa parte di casa mia mi emoziono più che vedere magari le foto, perché ogni volta che guardo uno di questi capi, che può essere una borsa, può essere un blazer, un abito da sera, una gonna, un cappotto, è chiaro, li rimettiamo, li riutilizziamo. Soprattutto io sono una grande amante, lavorando nel settore del lusso, penso che sempre di più le cose che possono durare nel tempo siano quelle da scegliere, nel senso che si è così più sostenibili e si riesce anche ad aiutare un po' l'ambiente, ma al contempo sono diciamo dei capi che ti accompagnano, quindi tu magari li hai acquistati, poi li hai rimessi più volte, però per ciascuno di essi magari hai un momento specifico che ti ricordi. Come l'ho pensata? Ve la faccio un po' vedere. Devo dire che sono stata aiutata da una mia collega che appunto proprio di professione fa l'organizer Giorgia, e quando insieme abbiamo pensato a come strutturare la cabina armadio, l'abbiamo pensata un po' per la praticità e un po' per assecondare i miei gusti, nel senso che, come vedete, va bene, oggi sono in casa, io normalmente quando sono in casa sono o scalza oppure con delle friulane, queste sono molto belle di folklore, e in realtà però il mio everyday sono camicie, e sono una grande amante del jeans o delle gonne, quindi diciamo che il mio un po' everyday look è un po' una divisa, e per questa ragione abbiamo pensato di creare questo angolo dove diciamo ho tutta una serie di blazer avvicinati a delle camicie che per me possono funzionare bene insieme. Mentre da questa parte, come vedete, cioè io ho un grande amore per il total white, ma anche per il denim, e quindi nello specifico poi principalmente diciamo che c'è un amore per Levi's che si è costruito nel tempo, per cui ho tanti modelli che negli anni poi sono usciti, e altri capi che invece mi derivano da viaggio, che mi sono stati tramandati dalla mia famiglia o da persone a me care che stimo molto. Per quanto riguarda l'everyday look, quindi per me, come vi raccontavo, è molto, soprattutto in questo periodo che sono un po' pigra, si esce di meno, jeans e camicia, che può essere una camicia diciamo un pochino più semplice come questa di Balmain, una camicia un pochino più funny, ad esempio questa è una camicia di Ganni che mi ha mandato la mia amica Blanca Miro da Vaschià, oppure diciamo delle camicie un pochino più ricercate come questa camicia Vernice, che fanno due care amiche con tutti diciamo tessuti upcycle vintage, di cui diciamo ho un po' una collezione, una passione. Come vi dicevo, il denim ha sempre una sua presenza importante, non so, questi sono per esempio dei capi di Levi's che ho sempre con me e li metto sempre anche in total denim, oppure magari con un denim bianco preferisco mettere magari delle camicie un po' più floreali, questo anche folklore, come le friulane. Anche i blazer sono parte un po' del mio everyday look, e per me hanno rappresentato momenti della mia vita. Per esempio, non so, andando per ordine, vedo qui questo blazer che avevo comprato durante una fiera a Firenze in un negozio vintage di Saint Laurent, piuttosto questo nuovo blazer che di questo nuovo brand che si chiama Leroux, che mi piace veramente molto e che si può mettere insomma negli everyday look, sia con un jeans ma anche tranquillamente con una gonna e magari una scarpa un pochino più alta. Poi devo dire che passiamo magari a delle cose magari un pochino meno formali, ma anche lì un po' più divertenti. Per esempio questa nello specifico mi piace molto, ed è diciamo con le maniche un po' a sbuffo, che ricorda un po' il Novecento, direi, sempre invece di La Veste di Blanca Miro. E poi invece, per quando viaggiavo tanto, per esempio questo per me è un ricordo di tanti viaggi, le giacche di Traiano che fa Filippo, e sono in realtà delle giacche fatte con dei materiali tecnici tali per cui tu le puoi buttare in valigia ma non si stropicciano. Come vi dicevo, sempre per il denim ci sono vari modelli di Levi's, anche a seconda un po' delle tendenze. Per esempio un mio everyday look sono i 501, con magari quelli proprio classici, oppure anche ad esempio con, non so, delle etichette più divertenti. Poi ho avuto il periodo, e ce l'ho tuttora, del pantalone palazzo, quindi questi per esempio sono sempre dei denim Levi's che ho. Questa ad esempio è una collaborazione che hanno fatto con Ganni, di cui ho anche
la parte sopra, che come vedete è un blazer, più che blazer è una denim jacket, che può diventare tranquillamente anche un vestito, quindi con una scarpa con un tacco magari super leggero si riesce tranquillamente a portare. Poi questa è un pochino la parte più dei viaggi. Questi sono dei pantaloni in seta che ho comprato a Filicudi. Non era stata una giornata particolarmente, insomma, avevo avuto delle notizie non carine. Allora avevo pensato di scendere e di andare, insomma, a farmi un regalo. Questi per esempio li ho comprati a Zanzibar ed è l'ultimo viaggio che ho fatto, che abbiamo fatto tutti insieme con la mia famiglia, anche con mio padre, mio fratello, mia mamma. Tutti insieme mi ricordo che ero andata, visto che non ne potevo più di... insomma, camminare, avevo visto una boutique di Masai ed ero andata a comprarli. Penso che anche questi, per esempio, sia con una Superga o con, ma anche una Friulana, si possano mettere sia in casa che fuori. Invece questa parte della cabina armadio è stata pensata con dei capi di abbigliamento già più vistosi, e quindi per esempio anche qui ho delle giacche importanti. Per esempio questa è una giacca tailor made che ho fatto insieme all'anificio Cerruti, e avevamo scelto insieme il tessuto, e poi avevo mandato al sarto delle suggestioni, delle idee di giacche che mi piacevano. Questo forse è uno dei pochi capi ancora del mio periodo londinese, di quando stavo a Londra spessissimo. Avevo trovato, insomma, questo ocra che mi era piaciuto molto e che funzionava bene sia con il bianco, sia con il denim, sia con il blu e con il nero, per cui davvero era una giacca un po' jolly che mettevo nelle valigie e mi poteva servire sia di giorno ma anche per un'occasione un pochino più formale. Ecco, questa è una giacca che ho utilizzato tantissimo, è un completo passepartout, andava bene sia per i cocktail sia per... poteva essere drammatizzato con delle sneaker bianche perché lo abbinavo sempre al velluto. Questi poi erano dei pantaloni a palazzo, quindi è un completo che andava insieme. Qui c'è tutta la parte di MSGM, io sono una grande fan del lavoro di Massimo Giorgetti. E anzi, infatti, questa è una sua donna. Per esempio, questo è un altro abito che amo molto, sicuramente impegnativo, nel senso che, come vedete, a livello di linee, ecco, diciamo che non è proprio la cosa più semplice da portare, però lo mettevo facilmente sia con degli stiletti sia anche magari con delle scarpe un pochino più da tutti i giorni, ad esempio delle Superga. Continuando, per esempio questo è un altro abito che amo molto, di M. Missoni. E questo fa davvero una silhouette incredibile, nel senso che sì, magari quel giorno lì è meglio indossarlo prima di cena o prima di colazione. Qui ho un completo di Alberto Ferretti che mi è stato regalato da un'amica più grande di me, che stimo molto, una signora che è anche, insomma, è un po' stato un mio modello di ispirazione, perché è una persona che ha sempre creato valore per gli altri e aveva deciso, insomma, lo utilizzava lei quando magari era abituata anche lei a fare un po' più di festa e ha pensato di lasciarmelo, per cui lo conservo davvero con tanto e non vedo l'ora di poterlo rimettere, in realtà. Passando alla parte invece di accessorio, anche qui come vi raccontavo, poi dipende un pochino da come da che parte della giornata è, da come mi sento al mattino. Se magari sono di corsa, come vi dicevo, decido di fare un look molto semplice e poi magari aggiungo una borsa, come può essere questa di Bottega Veneta, o il Bottega, devo dire, che banalmente va bene con il bianco, va bene con l'azzurro, va bene con il denim, e quindi lavoro magari molto di accessorio, così sulla borsa, così sulle scarpe. Queste sono due borse di Burberry, questo è un modello molto nuovo, in realtà è appena uscito, però lo sto usando molto perché è pratica e la si porta sia a mano sia a tracolla. Questa invece è un vintage Burberry che avevo comprato, devo dire, forse ancora secondo me poteva essere nel 2005-2006, e come vi dicevo sono delle cose che sono veramente ancora attuali, quindi con un cappotto magari bianco, vestita tutta in bianco, oppure non so, in un look un po' più Balmoral in montagna con uno stivaletto di Tod's può funzionare secondo me molto bene. È un brand che ho scoperto recentemente, perché poi un'altra mia passione dell'ultimo periodo, da quando ho cominciato a lavorare, ho sempre avuto una passione per i grandi designer, però sempre di più mi piace cercare di scoprire un po' delle nicchie, dei brand emergenti che però fanno un lavoro interessante, e nello specifico un brand che mi piace molto è Almeis, dove ci sono una mamma e due figlie che insomma realizzano a mano. Questa è una gonna, oppure anche questo completino che ho utilizzato tantissimo in quarantena, che sono i pantaloni
con una, insomma, una casacca sopra, e devo dire che con un paio di frulane, anche per fare le conference call e qualche gioiello, funzionano molto bene. Questa invece è la parte dei maglioni, ne ho alcuni anche qui, come vi raccontavo, a cui sono particolarmente legata. Per esempio questo è un maglione in baby cashmere di Loro Piana che ho costruito io tailor made. Altri maglioni che ho deciso di tenere bene, questo per esempio è un maglione di cashmere in realtà molto 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 utile, insomma usurato forse, però anche questo mi ricorda mio papà, era un regalo che gli fece un mio carissimo amico per un Natale e lo uso io overlo, quindi lo uso in casa ma non solo, perché secondo me nel momento in cui qualche cosa ci ricorda qualcuno o una, insomma, una bella giornata, ci fa stare anche bene poi indossarla, anche se magari, insomma, è tenuta meglio di altri maglioni. Questo è un maglione di Alberta Ferretti per un compleanno speciale. Per continuare, sempre sugli abiti, come vedete il velluto la fa da padrone. Questo è un abito di Edoardo Gallorini che per anni ha lavorato da Dolce Gabbana e ora ha lanciato la sua linea. Questo è un abito di Valentino, credo della Spring Summer 2018, questo sfilò a Parigi e l'avevo messo insomma per una bella giornata, per un matrimonio speciale in Sicilia. Questo per esempio è un nuovo brand invece che si chiama Caftani, è realizzato da due gemelle, questo è un abito in seta, mi piaceva tantissimo la fantasia e soprattutto anche lo scollo dietro. Questa è la parte davanti, questo è lo scollo dietro e non vedo l'ora, in realtà è della nuova collezione quindi non l'ho mai ancora utilizzato e spero di poterlo mettere presto con magari sia un cardigan se la stagione ancora non lo permette, altrimenti magari con una bella stola. Qui ho gli occhiali da sole, che gli occhiali tra sole da vista, ne ho alcuni più divertenti di Ray-Ban, io sono una grande fan soprattutto dei Wayfarer e poi ne ho alcuni di Ray-Ban più divertenti, devo dire, come questi per esempio. Questi mi ricordano tantissimo il Coachella, quando ero andata, era stato veramente un bel viaggio con delle mie amiche. E poi c'è la parte delle scarpe. Ci sono una serie di, insomma, motivi ricorrenti, devo dire, in questa parte di guardaroba. A partire dalle friulane, ce le ho un po' di tutti i colori, sia per l'inverno che per l'estate. Le metto da andare in spiaggia, stare invece in giro per la città o magari sotto un abito da sera. Altri motivi ricorrenti, non so, per esempio sono le Sebago, che le ho in tutte le forme, quindi dal loafer alla country dogside alla parte più vela, ecco, chiamiamola un po' così. Ovviamente la parte sportiva che fa da padrone, c'è tantissima Nike, ci sono le scarpe per il tennis, ci sono queste che sono delle scarpe, vabbè, non proprio il mio genere, ma sono divertenti perché e anche molto iconiche, perché sono Nike con suola Vibram disegnate da Matthew Williams quando ancora non era il designer di Givenchy. Questo è una, insomma, un punto di contatto tra me e mia mamma molto importante, ed è lo stivaletto di Tod's classico che non tramonta mai, così come il Brera. Questo è invece un modello speciale Brera Fratelli Rossetti che era stato fatto per l'anniversario. Da questa parte appunto abbiamo dei tacchi più alti, come questa in realtà è l'ultima scarpa che è entrata nella mia scarpiera. E insomma ero partita con l'idea di una flat Roger Vivier, poi alla fine abbiamo detto ma sì, andiamo su un tacco animalier, che poi in realtà l'animalier sembra difficile ma va, secondo me è quasi più facile, soprattutto se ha dei colori un po' tenui, come qui sì, sicuramente c'è un marrone scuro importante, però c'è anche un rosa cipria e insomma ci sono delle tonalità più chiare. Questa è una misura di tacco che secondo me funziona molto bene perché slancia tanto la gamba e soprattutto se magari è anche un pochino più bassa, ancora più rispetto a questa di Salvatore Ferragamo, ad esempio queste due di Casadei, anche con delle gonne un po' corte riescono a slanciare la gamba senza farti risultare volgare. Questa, beh, è la Daphne di Giannico, disegnata da Nicolò Beretta, e devo dire che è una delle scarpe più comode nonostante sia molto alta. E impreziosisce tantissimo qualsiasi tipo di outfit tu abbia. Ovviamente lui le ha in tutti i colori, io le ho scelte insomma in un colore un po' passepartout.